Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il primo video dell'anno del 2022. Spero abbiate passato tutti un buon fine e un buon inizio anno. Allora, volevo iniziare quest'anno, appunto, questo video di quest'anno, ce la posso fare, con una collaborazione di una cosa veramente formidabile che io sinceramente, vedevo e non mi è mai interessato. Ma sì, ma cosa vuoi che sia? Ebbene sì, è una cosa fantastica, la friggitrice ad aria calda. Allora, questa me l'ha inviata l'azienda ed è veramente grandissima. Ora vi faccio vedere com'è fatta, quanto è grande e come funziona. Allora, intanto vi ricordo che vi lascio qui sotto in descrizione il link diretto se vi interessa, se volete acquistarla su Amazon, perché iniziamo l'anno dopo le feste, dopo tutti i dolci che abbiamo mangiato e le cose possibili, immaginabili, ci dobbiamo mettere un attimino in sesto con l'alimentazione. E cosa c'è di meglio che iniziare a cucinare in modo un pochettino più sano? Quindi magari cerchiamo di evitare di friggere per un periodo, poi quando ci va la frittura, ci va la frittura, eh? Di là non si scappa, la frittura è tutta un'altra cosa. Però questo ci aiuta a mantenerci un pochettino più in linea rispetto alle cotture tradizionali. Diciamo che questa friggitrice ad aria calda è veramente mega perché è XXL, è una friggitrice da 8 litri, è difficilissimo trovarle così grandi e fatte in questo modo. Allora, mi sono messa in un'altra posizione, guardate, ho anche lo smaltino rosso che è ancora di Capodanno. Allora, questo cestello è da 8 litri ed è veramente grande. All'interno troviamo questa griglia qua che è assolutamente da tenere sempre perché permette all'aria di passare dai fori e quindi cuocere i nostri alimenti anche al di sotto. Allora, voi considerate che io ho messo una pizza intera di quelle lì congelate. Allora, voglio trovare l'angolazione giusta e farvelo vedere al meglio. Allora, guardate qua. Una, due mani. Sì che io ho le mani piccole, però se Ender mi prende un metro, Ender mi prendi un metro per favore, amore, che misuriamo qua quanto è grande, così almeno con la misura sappiamo per bene quanto vi sapete regolare, diciamo più che altro. Allora, ecco, il metro da muratore. Abbiamo all'interno 27, no, facciamo così, 26 centimetri. Allora vi faccio vedere quanto è grande, è a 26 centimetri, cioè veramente grandissima. Qui dentro un pollo ci sta senza problemi. Allora, la friggitrice vi arriva con delle ricette e il libretto di istruzioni che è qua aperto perché cercavo l'italiano per mostrarvi l'italiano, dove appunto c'è scritto tutto quello che ci serve sapere. Allora, da come è composta la nostra friggitrice, quali sono le parti, come vengono chiamate. Poi abbiamo il monitor, questo qua, che adesso vi accendo e vi faccio vedere. Anzi, ve lo faccio vedere direttamente così almeno ci rendiamo conto delle immagini che ci sono qui segnate. Allora, se non mettiamo il nostro cestello dentro, quindi non rileva il nostro cestello, la friggitrice non si accende. Quindi noi inseriamo il nostro cestello, guardate. Allora, vi mostro per bene lo schermo, appunto l'ho acceso così almeno potete vederlo come si deve. Abbiamo una P, la P vuol dire il preriscaldamento, che noi prima di cuocere, come facciamo nel forno normale, dobbiamo preriscaldare la nostra friggitrice. Quindi andremo a premere la nostra P per attivare questo preriscaldamento. Ma prima vi voglio far vedere tutte le funzioni che ha, che sono scritte anche nel libretto di istruzioni. Allora, io ve le leggo, però vabbè, andiamo anche abbastanza intuito. Qui abbiamo le patatine, il gambero, l'arrosto, il pollo, il pesce. Qui sul libretto di istruzioni qua mi dà bistecca, qua mi dà cottura, carne e appunto il P di preriscaldamento. E questo è il nostro avvio, il nostro play. Poi possiamo modificare la temperatura, quindi alzarla e abbassarla, anche nel momento del preriscaldamento. E poi abbiamo il tempo, anche qui possiamo aumentare e diminuire in base a quello che vogliamo cucinare. Allora, vi dicevo che nel libretto di istruzioni, appunto, abbiamo il tempo prestabilito, quindi se io andrò a schiacciare patatine mi darà in automatico, dove è finito patatine? Qua, 22 minuti, quindi 22 minuti a 200 gradi. Allora, io vi posso dire una cosa. Ho cotto le patatine, quelle del Lidl, quelle più fini, non quelle più spesse,
e devo dire che vengono decisamente meglio rispetto a quelle più spesse. Quelle più spesse rimangono un po' più morbide. Invece quelle fini, con 7 minuti di cottura a 200 gradi, ma 7 minuti veramente, le patatine vengono buonissime. A volte, cioè, dipende anche dalla quantità che si mette all'interno. Un consiglio, e c'è scritto anche sul libretto di istruzioni, di non riempire proprio strapieno il nostro cestello, anche perché durante la cottura cosa bisogna fare? Bisogna un pochettino smuovere l'alimento per dargli modo di cuocere un po' dappertutto, perché se noi mettiamo le patatine, quelle che rimangono sotto non prendono l'aria necessaria per cuocersi, e quindi bisogna scotolarle un pochettino e dargli poi modo appunto di cuocersi insieme alle altre. Consigliano anche sul libretto appunto di metà cottura fare questo passaggio qui. Poi, ovvio che se avete delle cotture, tipo io faccio molto spesso le spinacine all'interno e non c'è bisogno di girarle, quindi io appoggio le spinacine, ce ne stanno quattro dentro. Vi metto una foto qui perché le ho cotte proprio l'altra sera. E ci stanno quattro, io non le ho girate e ho messo 200 gradi, 5 minuti erano cotte ed erano ben fatte. Quindi anche i sofficini, i bastoncini, tutte quelle cose che siamo abituati a friggere, possiamo evitare di friggere e cuocere qui dentro, anche perché considerate che i sofficini e i bastoncini sono già precotti, quindi hanno già il loro olio di cottura, chiamiamolo così, e quindi la friggitrice ad aria calda permette di cuocere già con quell'olio lì e quindi non dobbiamo aggiungere niente. E credetemi, i sofficini mi vengono meglio nella friggitrice ad aria calda che sulla pentola. Poi prepareremo insieme delle semplicissime carote, così vedete anche un momentino come le dimensioni reali della friggitrice. Allora, partiamo appunto con il preriscaldamento. Quindi noi schiacciamo e poi dobbiamo dargli il via, quindi gli diamo il via. E lasciamo che si riscaldi. Qua il preriscaldamento è impostato a 200 gradi per 3 minuti, ma come vi dicevo prima potete modificare il tempo e la temperatura. Il massimo della temperatura è 200 gradi e fidatevi, è più che sufficiente. Io ho provato a fare anche una torta salata ed è venuta spettacolare. Un rotolo di pasta sfoglia, cioè veramente cuoce una meraviglia. Non pensavo, ma non ne posso più fare a meno. Allora, adesso mentre si riscalda io vado a sbucciare le carote. Allora, qui abbiamo le nostre carote tagliate, come avete visto non sono tutte uguali come dimensione, più o meno. Le vado a condire, a me piace con un po' di rosmarino, così, un po' di sale, le mescolo per bene. Non vado ad aggiungere neanche l'olio per il momento, poi vediamo, una volta cotte al massimo glielo aggiungo un filino a crudo. Ok, allora. Vado ad aprire la mia friggitrice, ok? Allora, se volete potete aggiungere la carta da forno sotto, in modo che tutti i liquidi, diciamo, che escono dalle vostre verdure, che rimangono un pochettino nella carta forno. Ma a me piace anche utilizzarla così, senza nulla sotto. Allora, vado a mettere le mie carote che ho condito. Ok, chiudo la mia friggitrice. Come vedete si riaccende lo schermo. Ecco qua. Allora, io adesso metterò 190 gradi come tempo.
Allora, 190 gradi per 10 minuti, attivo. Posso anche non scegliere il programma, quindi io posso impostare il mio tempo, la mia temperatura e i miei minuti e attivare tranquillamente. Ok, adesso lasciamo cuocere per 10 minuti e tra 10 minuti vediamo come sono diventate le nostre carote. Allora, come vedete ha suonato, quindi vuol dire che il tempo che gli abbiamo impostato è terminato. Apriamo, andiamo a vedere le nostre carote. Allora, vediamo una piccolatina. Le lascerei ancora un paio di minuti. Che buona. Anche se a me piacciono già così, che sono croccanti e morbide allo stesso tempo, però ancora 2 minuti di cottura, quindi richiudiamo il nostro cestello, mettiamo 2 minuti di cottura la nostra temperatura sempre 190 e riaccendiamo e aspettiamo questi altri 2 minuti. Ecco qua le nostre carotine pronte. Sono, vedete, morbide e croccanti allo stesso tempo. Sono veramente buonissime. Quindi, con 12 minuti di cottura, noi abbiamo cotto le nostre carote. Come vedete, è velocissimo da fare. Allora, adesso sono un po' asciuttine. Gli vado ad aggiungere un filino d'olio d'oliva a crudo e saranno pronte come nostro contorno per il pranzo. Allora, noi abbiamo pranzato, ovviamente abbiamo mangiato anche le carote, ma a parte quello abbiamo mangiato anche altro. Però ormai è pomeriggio tardi. Stavo pensando al video che appunto vi ho registrato prima, che forse l'unica ricetta delle carote era un po' poco, sì che era giusto per farvi vedere quanto era grande la friggitrice e tutto il resto, però ho pensato di preparare qualcosina in più visto che mi è venuta anche voglia di dolce, avevo della sfoglia in frigo e ho pensato di preparare dei fagottini al cioccolato, appunto sempre nella friggitrice ad aria calda. È una ricetta che avevo già fatto, quindi so già come viene. Io l'ho già preparata, ce ne ho qua ancora da mettere in cottura perché tutti insieme non ci stanno, non ci stavano, perché gli altri appunto si stanno già cuocendo. E niente, quindi vi faccio vedere come ho preparato questi fagottini col cioccolato. Guardate qua che belli i nostri fagottini al cioccolato. Adesso vi faccio vedere anche sotto come sono cotti. Ne apriamo uno insieme. Guardate qua, una buona merenda, una buona colazione preparata in 10 minuti. Veramente fantastico. Vi consiglio di provarli perché sono buonissimi e veramente super veloci da preparare.
La sfoglia non è cruda, perché ve lo faccio vedere da questo qua aperto. Aperto, quello che ho già diviso e ho già iniziato a mangiare. La sfoglia comunque si è cotta anche sotto. Allora, veramente, come vi ho detto un attimo fa, sono semplicissimi da preparare e sono veramente un'ottima merenda. Quindi io penso di avervi fatto vedere più o meno come funziona questa friggitrice. Spero veramente chi di voi ce l'ha, magari non ha mai provato a fare i fagottini al cioccolato, o comunque vi dico che nella friggitrice ad aria calda potete cucinare la qualunque, come se fosse un forno piccolino. E la differenza dal forno, appunto, che è più piccolo e si scalda molto più velocemente. Quindi vi ricordo che vi lascio qui sotto in descrizione il link diretto che vi porta ad Amazon se volete acquistarlo. Potrebbe esserci ancora un piccolo sconto appunto sul vostro acquisto. E niente, allora io con questi fagottini vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!